altro che si chiamava Robert Wilkins. Robert Wilkins a un certo punto decise di diventare ministro di Dio. E allora, e poi si mise a cercare le erbe, diventa un erborista. Allora lui ha dedicato questi due pezzi messi insieme per Robert Wilkins, l'erborista. Un po' più di voce alla grazia. Capotasto riprendo. I miei 12 minuti stanno per scadere.